Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Tra le città che esprimono più squadre al massimo livello nel calcio, Madrid racchiude una particolarità unica. Una terza squadra nel tessuto metropolitano della capitale spagnola si muove in maniera anomala e da vera antagonista dei due grandi club che scrivono la storia del football madrileno. Una piccola realtà capace di regalare a volte soddisfazioni fuori misura ai suoi tifosi e soprattutto di ribaltare pronostici scritti. Il Rayo Vallecano, gli ammazza giganti. Madrid è una città nella quale si respira calcio 24 ore al giorno. Tanti sono i fattori concomitanti che portano a questa passione. Di sicuro nella capitale spagnola la storia del football è stata scritta dalla leggenda del Real Madrid, ma alle spalle delle Merengues il cammino dell'Atletico parla di una squadra capace spesso di stravincere in patria e anche in Europa. Tanto che Madrid è l'unica capitale europea a vantare la presenza di due squadre campioni del mondo per club, con tanto di derby andato in scena per ben due volte in finale di Champions League. In questo scenario fatto di decine e decine di titoli nazionali e internazionali conquistati dalle due formazioni, fa impressione pensare all'esistenza di un piccolo club in uno stadio ancora più minuscolo che ricorda i catini sudamericani di provincia degli anni 70, che è riuscita a ritagliarsi il suo spazio nel calcio dei grandi. Il Rayo Vallecano è la terza squadra di Madrid per risultati, ma probabilmente la prima per determinazione e forza di volontà. Il soprannome dei giocatori del Rayo da sempre è Ammazza Giganti, coniato nell'anno della prima promozione nella Liga, stagione 1977-78. I giganti del calcio spagnolo cominciarono infatti a fare i conti con quella squadra che, con una maglia che si dice sia un omaggio a quella del River Plate e con un budget mostruosamente inferiore a quello delle Big, riusciva spesso ad ottenere risultati sbalorditivi. Come negli anni 90, quando la squadra che vantava gioielli come Tony Polster e Hugo Sanchez, ex leggenda del Santiago Bernabéu, si divertiva a impallinare Barcellona e Real Madrid. Storiche sono le vittorie casalinghe contro il Real, 2-0 nel 1992-93, di misura il 19 febbraio del 1997, fino ad un altro 1-0 nel 2019 e all'ultima vittoria, il 7 novembre 2022, con un 3-2 ai Blancos di Carlo Ancelotti, campioni di Spagna e d'Europa in carica. Ancor più storica fu la prima vittoria di sempre al Bernabéu, stagione 1995-96, 2-1 per il Rayo con gol decisivo rimasto nella storia del brasiliano Guilherme. Il Camp Nou venne invece espugnato per la prima volta alla terz'ultima giornata del campionato 1999-2000, il migliore della storia del Rayo con la qualificazione in Coppa UEFA ottenuta, 2-0 e Blaugrana ammutoliti, successo bissato poi in questo storico 2022 con lo 0-1 del 22 aprile. Fuochi di gloria in una storia ricca anche di sofferenza, fino alla caduta in terza divisione, dalla quale il Rayo si è poi risollevato tornando a giocare nella Liga. Sofferenze che vanno di pari passo con l'anima proletaria della squadra. Vallecas è il quartiere dormitorio con reddito medio più basso di Madrid, raggiungibile grazie alla fermata della metro Portasgo, dove sorge lo stadio Campo de Fútbol de Vallecas, precedentemente intitolato fino al 2011. A Teresa Rivero, ex padrona del Rayo, 13 figli, 36 nipoti ed un marito curiosamente esponente dell'ultradestra, in un ambiente assolutamente legato, la tifoseria in primis, all'estrema sinistra. L'allora Teresa Rivero nel 2001 ha visto i quarti di finale di Coppa UEFA persi in uno scontro fratricida contro il Deportivo Alavés, ma anche partite di terza divisione, retrocessioni e dure sconfitte contro le ricchissime formazioni rivali, così come il quartiere di Vallecas è fatto di orgoglio operaio, grandissima dignità, ma anche povertà e disagio. Il fatto però che una realtà come il Rayo resista anche nel moderno calcio ultramiliardario e che negli ultimi anni d'oro della Liga Spagnola, campioni come Cristiano Ronaldo e Leo Messi, siano stati costretti nella loro straordinaria carriera a farsi piccoli per entrare nei portoncini stile campetto di periferia del Campo de Fútbol de Vallecas per strappare i loro faraonici ingaggi, resta uno degli aspetti più belli, non solo del calcio ma di tutto lo sport moderno. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!